Intervista doppia di SCP 106 e 106X. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace. Soprattutto se siete nuovi, iscrivetevi col tastino rosso qua sotto per non perdervi i video. E da oggi sono iniziati tecnicamente 2 video al giorno. Mi raccomando, per favore, voi non portatemi nella vostra dimensione. Nome: Old Man. Old Man X. Soprannome: SCP-106. SCP-106X. Età: credo di essere un anziano andato in là molto per l'età, tant'è che sto a prendere in decomposizione. O lo sono già. Comunque non mi ricordo quanti anni ho. Credo di essere in giro da qualche settimana. Serie SCP: faccio parte, come ho già detto nel primo video dell'intervista doppia, di SCP-106, in compagnia di chi ero? Non mi ricordo, 280? E vabbè, qualcun altro. Comunque, faccio parte della prima serie degli SCP. Faccio parte della prima serie degli SCP-X. Altezza: sono alto come qualsiasi altra persona anziana. Comunque in Minecraft sono alto 2 blocchi. Sono alto 2 blocchi in Minecraft e quanto un essere umano, tipo dottori del mio laboratorio. Dove vivi? Vivo all'interno di una cella rivestita di tantissimi strati di acciaio che non mi permette di passare tra un muro all'altro e di lasciare la mia melma corrosiva in giro. Vivo dentro il laboratorio degli hacker del mondo di Minecraft di Marco e Marci. Particolarità: la mia particolarità è che le mie prede principali sono persone che vanno da un'età dai 10 ai 25 anni. Ho il superpotere di essere indistruttibile col piccone, con le armi a mano, tipo le spade, le Broken Telekin Sword. Però il mio punto debole ormai lo conoscete tutti quanti, vero? Dannate armi. Quante persone hai eliminato? Quante persone ho eliminato nella mia vita? Credo veramente tantissime. Soprattutto tutti quanti i ragazzini che provavano ad avvicinarsi soltanto per sfida o per gioco. Per ora ho eliminato 2 volte Marco e 1 volta Marci, se non sbaglio. Qual è il tuo potere su Minecraft? Il mio potere su Minecraft è completamente uguale, appunto, al mio potere nella vita reale. Riesco ad attraversare i muri, le pareti, tranne quelli di un acciaio super mega spesso, e riesco a comparire dietro le tue spalle da un momento all'altro. Il mio potere su Minecraft è esattamente uguale alla mia particolarità che ti ho detto prima. Soprattutto riesco a passare attraverso i muri come il mio amico qua a fianco. Amico, poi, è soltanto un essere da cui ho preso spunto per diventare realtà. Sei fidanzato? No, non sono fidanzato. Cioè, non credo. Dottori, vi ricordate qualcosa? Perché io ho una memoria veramente molto breve. Fidanzato? Dottori, cosa vuol dire essere fidanzato? Qual è il tuo SCP preferito? Il mio SCP preferito? Come avevo già detto, ci sono altri SCP diversi da me. Non me lo ricordo, non lo sapevo. Il mio SCP preferito? Io stesso. Cosa non ti piace dell'altro? Cosa non mi piace dell'altro? È il fatto che ha quel potere in più, che può essere ucciso soltanto con le armi. E io invece con tutto quanto quello che capita, anche con la Broken Telekin Sword, che è una delle armi preferite dei miei contendenti. Cosa non mi piace dell'altro? Beh, che è soltanto la mia copia fatta male. Il mio predecessore. Io sono assolutamente meglio di lui. Di cosa sei fatto? Io sono composto da carne umana decomposta. Cioè, sono un vecchietto alla fine. Quindi, carne umana decomposta. Sono composto per metà da oggetti da laboratorio e parti elettriche e per metà dalla prima versione del vero Old Man, non questo coso qua a fianco. Quale potere vorresti? Quale potere vorrei? Vorrei essere invisibile e passare attraverso i muri, anche quelli delle celle super mega ricoperte d'acciaio. Quale potere vorrei? Mi piace molto potere... quello dell'invisibilità. Sarebbe veramente molto bello, molto molto bello. Il tuo youtuber preferito? Il mio youtuber preferito è Marco, ma anche Marci, non scherza, e anche Matteo mi piacciono molto. Il mio youtuber preferito? Cos'è uno youtuber? Dottori? Chi è il più resistente? Chi è tra i due più resistente? Lui. Beh, ovviamente è stato fatto anche in laboratorio. Facile così, eh? Chi è tra i due più resistente? Io assolutamente ho appunto questo potere in più rispetto a lui. Dannato Old Man. Perché ho preso anche la vecchiaia da lui però, dottori, me lo spiegate? Come sei stato catturato? Come sono stato catturato? Mi chiedete troppo, la memoria a breve termine. Soprattutto tu chi sei che mi stai intervistando?
Vabbè, voi lasciate un mi piace, mi raccomando, e iscrivetevi col tastino rosso qua sotto se ancora non l'avete fatto. Io non sono mai stato catturato, semmai io sono stato creato in laboratorio. È stato quello qua a fianco a quello catturato dei due. Allora, vi è piaciuta l'intervista di 106X e 106? Spero di sì, lasciate un bel mi piace e scegliete uno dei due video qua davanti. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi col tastino rosso qua sotto. Scegliete uno dei due video e noi ci vediamo in un prossimo video. Da Mark è tutto, ragazzi, ciao!